È il momento dei bilanci dopo una stagione che si è chiusa in maniera molto deludente con il mancato accesso ai playoff. Per la gestione della famiglia Tesoro è il punto più basso, neanche lontanamente immaginato la scorsa estate. Non si pensava neppure che Tesoro sarebbero stati costretti a sollevare dall'incarico due tecnici nel tentativo di scuotere una squadra improduttiva dal punto di vista dei risultati. A Pagliari, subentrato all'Erta, è costata cara la sconfitta di Reggio Calabria. A Bollini sono risultate decisive le quattro sconfitte esterne consecutive. Conosco il vostro inchiostro, quindi diventa facile poi screditare il lavoro di colleghi di cui ho massimo rispetto. Io credo che nelle tante difficoltà che ha avuto la mia gestione, 28 punti non sono pochi perché è una media di 1,87, 1,87 fa 71 che sarebbero playoff. 9 vittorie e un pareggio in 15 gare sono un risultato soddisfacente per quella che è la mia gestione, ma non soddisfacente per quello che riguarda i mancati playoff, che anche con la vittoria oggi non ci avrebbero portato. Mi dispiace. 9 vittorie, questo è il primo pareggio dopo alcune sconfitte assolutamente immeritate, ci lasciano l'amaro in bocca perché in queste 15 gare di mia gestione siamo in media playoff. Il tecnico giallorosso, che ha un contratto per un'altra stagione, sorpreso dall'atteggiamento assunto a turno dagli avversari del Lecce, mentre proprio la Vigor Lamezia non è riuscita a fare altrettanto, secondo il tecnico mantovano, contro Juve Stabia e Casertana. Contro di noi c'è comunque un grande agonismo e una grande attenzione sotto tutti i punti di vista. E altre squadre qua hanno vinto il 91esimo, 92esimo, noi non ci siamo riusciti. Per Avversario, no? avversari ci dovevano fare un favore con la Juve Stabia che ormai l'avevano in pugno e con la Casertana. Se devo guardare gli avversari ho questo rammarico sportivo, punto. Io devo guardare i miei giocatori. Venivamo da 3 vittorie esaltanti, importanti, oggi volevamo la quarta, direi per imprecisione sotto porta non ci siamo arrivati, questa è la verità, perché la squadra ha profuso, anche se alla fine abbiamo fatto un po' di confusione perché volevamo proprio vincere, siamo andati oltre le energie. Adesso si deve guardare avanti in fretta. Si è conclusa probabilmente la Lamezia Terme e l'era Tesoro, durata 3 stagioni con 2 finali playoff perse, e l'attuale campionato si è chiuso addirittura senza la coda degli spareggi che la scorsa estate era considerato l'obiettivo minimo. Le probabilità di accedere ai playoff erano molto risicate, non dipendeva solo da Lecce, che comunque non ha neppure vinto l'ultima partita per sperare in un miracolo sportivo. Nelle ultime ore Tesoro ha confermato l'intenzione di lasciare Lecce come annunciato da tempo e di rinunciare al progetto calcio in una città che ha respirato grande calcio. Ecco cosa disse il patron giallorosso nella conferenza dello scorso febbraio. Al 30 giugno se ne parlerà, vita nuova, altra aria nuova, anche perché non si è in eterni, non si è sotto a chi trova. E soprattutto, soprattutto, me ne andrò anche perché io non sto qua perché non abbiamo altro. E beh, questi sono problemi vostri, non avete altro. Io sto qua perché devo essere, innanzitutto che devo stare bene io, evidentemente adesso non lo stiamo più, devo poter andare a vedere la partita con serenità, se c'è dato, se non c'è dato, paziente, ma devo stare qua non perché ho detto non ci sia un'alternativa, io non faccio l'alternativa a nessuno, non si sente niente, devo stare qua, devo stare, sto qua perché sia condivisa la mia presenza. Qualora questo non è possibile, e pare che non è così, perché in molti evidentemente pensano che è bene che io stia perché non c'è altro. E beh, non va bene. Io non ci sto. Da giorni si inseguono le voci di un interesse di Ferrero, patron della Sampdoria, ma anche di una cordata di imprenditori romani. La speranza è che il passaggio di proprietà venga in fretta per programmare il futuro, non solo il prossimo campionato. Chi ha a cuore le sorti del Lecce non può più esporsi in vetrine o passerelle mediatiche, esca fuori o lasci la scena.